peccato che non vieni via con noi. Guarda il mio cane com'è triste. Da piccolo vedi un film. Un film che è considerato uno dei più grandi della storia del cinema. Chiaramente hai intorno agli 11-12 anni, non potevo essere consapevole della sua grandezza a livello puramente cinematografico e storico, ma mi colpì in maniera indissolubile e ancora oggi rimane nel mio cuore, appunto senza entrare in discorsi più da analista, proprio intimamente, emozionalmente quel film mi rapì e mi fece rendere conto di come il cinema era in realtà un altro mondo parallelo al nostro, ma perfettamente allineabile. Ecco, quel film era Ladri di biciclette, un film che conoscerete tutti, che narrandovi la trama sembrerà quasi, come dire, assurdo che un film del genere possa essere uno dei più grandi di sempre. Un uomo perde una sua bicicletta, va in giro per Roma con suo figlietto a cercare questa bicicletta. Ebbene, da questa premessa, semplice a dir poco, Vittorio De Sica è riuscito a creare una empatia tra noi spettatori, a prescindere dalla nostra cultura, dalla nostra conoscenza cinematografica, dalla nostra storia, dalla nostra età. E quindi Ladri di biciclette arriva a un bambino di 10, 11, 12 anni, come può arrivare ad un adulto, come può arrivare ad un critico, come può arrivare a chiunque in qualunque parte del mondo. Ecco, noi italiani eravamo i più bravi a fare questo tipo di cinema che non utilizzava delle star, non utilizzava degli attori professionisti. Ecco, il neorealismo era questa forma di cinema che proprio grazie all'ausilio di, diciamo, attori non professionisti o comunque non blasonati, volti da strada, ragazzi di strada, come direbbe Pasolini, riusciva, scegliendo i caratteri anche proprio da quello che i loro corpi, che i loro volti trasmettevano, riusciva a farci empatizzare con loro, provare pietas in certi momenti, emozionarci insieme a loro, perché quei loro erano uguali a noi, nonostante le storie che potevano essere narrate non ci riguardavano minimamente. Come nel caso del film di cui voglio parlare oggi, ovvero Dogman o Dogman, non lo so, perché sta cosa non è molto chiara, cioè Batman, Spider-Man, Superman, non si è capito, Punisher, comunque. Dogman, fondamentalmente, narrarvi la trama, c'è un canaro, un uomo che lavora in una toletta per cani, un uomo molto gentile, che fa la sua vita in questa periferia romana. E fondamentalmente il film narra di questo. Certo, molti diranno, ma non è ispirato alla vicenda del canaro della Magliana? Allora, questi sono tendenzialmente delle mie recensioni no spoiler, quindi servono anche per chi vuole un attimino essere consapevole di quello che va a vedere in sala, perché molte volte ci facciamo delle aspettative anche vedendo il trailer, sentendo dei rumors che poi non ci soddisfano, anzi magari andando al cinema rimaniamo delusi, a prescindere dalla bellezza del film. Ad esempio Frank Garanti, un ragazzo mi aveva chiesto, ma devo vedere questo film perché insomma le premesse, vallo a vedere perché alcune, diciamo, cose che sono trapelate, ovvero che questo fosse una sorta di, non dico biopic del canaro, però che narrasse precisamente quella vicenda, ecco, non è affatto così. Garrone ha preso questa storia, questo fatto di cronaca, e, diciamo, attraverso questo spunto ha creato una sua storia che appunto, come da premessa, è una storia puramente neorealista. Se il protagonista, infatti Marcello, che si chiama Marcello anche nella vita vera, come il Marcello Rubini, interpretato da Marcello Mastroianni nella Dolce Vita, ecco, Marcello è un attore non professionista che Garrone ha trovato durante un casting in una comunità
di recupero, dove lui faceva una sorta di portiere, di usciere, adesso non mi ricordo bene. Insomma, era una figura che lavorava lì e tuttora fa questo lavoro. Quindi un uomo del popolo, un uomo comune. E Marcello nel film, questo canaro, è un uomo comune. Questa storia prende sicuramente spunto, come dicevo, dal fatto di cronaca, ma non aspettatevi uno splatter, un torture porn addirittura. Assolutamente. Questo film è tutt'altro. Questo film è, come dicevo prima, come Ladri di biciclette, un film che ci fa entrare in connessione, soprattutto con questo Marcello, ma anche con la sua splendida figlia, che mi ha ricordato tantissimo mia sorella piccola. Adesso vi lascio un link qui dove c'è un video insieme a lei. E certe sequenze veramente mi ha colpito perché sembra proprio lei, no? Questa leggiadria dei bambini, questa spensieratezza che non guardano in faccia a nessuno, ma sono comunque consapevoli. Ma la loro joie de vivre è talmente enorme, la loro freschezza è così bella che non si soffermano sulle brutture come facciamo noi esseri umani, e quindi amano senza pregiudizio, senza sovrastrutture. Appunto, Dogman di Garrone narra dei fatti di persone comuni, di persone di strada, che sono in condizioni chiaramente difficili. E questo canaro, questo Marcello che tiene una toletta per cani, è amato da tutti perché è una persona buona, è una persona che ama i cani, e già la scena iniziale è fantastica. C'è una contrapposizione visiva cinematograficamente perfetta dove c'è un cane bestiale, una cosa gigantesca che sbraita, che ruggisce con ferocia, e lui che piano piano va lì, attento, attento, vieni qui tesoro. Questa contrapposizione tra la bontà estrema di Marcello e, diciamo, la rabbia canina, ma è una metafora bellissima di come poi Marcello andrà, diciamo, a scontrarsi con quelle che sono le brutture, le cattiverie della vita, ma delle persone. Gli animali non sono cattivi per natura, e quindi lì è una cattiveria messa, diciamo, in chiave estetica, ma la vera cattiveria ovviamente dell'antagonista di Edoardo Pesce, se non erro, che appunto è un picchiatore, un pugile, che è il suo amico, ma come appunto nella vicenda di cronaca, avranno insomma dei problemi queste due persone, perché lui è Marcello, una persona estremamente buona, e invece questo picchiatore è una persona fondamentalmente spregevole. Marcello è quindi un uomo buono che affronta giornalmente, costantemente, la bruttura della vita. Descrivervi questo film e spiegarvi perché per me è un capolavoro, sì, uso questa parola, lo so, non ha alcun senso dire capolavoro o meno appena uscito, ma non mi interessa, voglio dirlo, poi me lo rimangerò magari, ma per quanto mi riguarda, assieme a Non essere cattivo di Claudio Caligari, è il film più bello che abbia mai visto negli ultimi anni italiano. E come quello, non a caso, è un film, diciamo, in chiave un po' neorealista, anche se Non essere cattivo era un po' una sorta di rilettura, di variazione sul tema di amore tossico, dove lì c'erano attori non professionisti, invece Non essere cattivo, chiaramente ci sono Luca Marinelli, ci sono attori professionisti. Poi il neorealismo puro, chiaramente ad oggi difficilmente lo si trova, ci sono anche qui degli attori più noti, più bravi, ma Garrone, nel panorama del cinema italiano, ancora riesce a dare qualcosa di nuovo partendo dalla nostra scuola, che è antica, no? Della scuola del neorealismo, perché proprio è solito utilizzare attori non professionisti, che sono incredibili, perché empatizzare con un attore che recita forse è più facile quando non si è particolarmente avvezzi al cinema, quando si è un po' più dei casual watcher, no? Quando si è degli schifosi analisti, ma insomma io non so nemmeno come definirmi, ma insomma persone che vedono tanti film, mettiamola così, da tanti anni, e hanno visto tanti film, riesce a vedere l'attore che recita, e quindi può empatizzare sicuramente magari per la storia, ma non tanto per la persona. Cioè, se io avessi visto, non so, un attore molto noto fare la parte di Marcello, probabilmente mi sarei emozionato meno se questa storia fosse narrata per
farmi entrare in connessione con un attore che recita, devi darmi una sovrastruttura, una storia magari più pregna. Questa è una storia talmente semplice che la chiave tutta è Marcello, perché Marcello è veramente quello che è qui. Chiaramente ci sono delle parti di lui, poi ovviamente è cinema, ma è questa la forza del mio realismo. Portare, il regista porta, grazie a un attore che ha un suo vissuto, che ha una sua storia, parte di quel vissuto che ci arriva violentemente, a prescindere dal nostro cinismo, a prescindere dalle nostre competenze cinematografiche, dai film che abbiamo visto. Io non ce l'ho fatta, per fortuna, a non provare pietas verso quest'uomo buono, verso questa persona che naviga in questa mostruosità, in questo film, in questa cittadina, come possiamo definirla? Sembra quasi l'inizio, sembra quasi un film di John Ford, sembra un western, inizia con le balle di fieno, con la porta del suo dogman, che sembra quasi quella di un saloon. E dall'altra parte, no, c'è l'altro pistolero, il cattivo. E che dirvi? È un film incredibile. Io, più che dirvi questo, correte a vederlo. E non posso fare i film di questo tipo, sono poco descrivibili. Come posso io darvi, come posso dirvi quanto è grande l'Ade di biciclette di Vittorio De Sica se non facendovelo vedere? Come posso descrivervi la grandezza di Mozart senza farvelo ascoltare? Andate a vedere questo film, assolutamente, e non so, ho sentito qualcuno, chiaramente elogiarlo, il film è piaciuto, ma qualcuno criticare un po', insomma, il finale, criticare un pochettino che non andasse molto a fondo di alcune storie, dei personaggi, che non andasse in fondo alla psicologia, perché fanno queste cose sia del cattivo sia di Marcello, ma questo non ha alcuna importanza. Io ero con Marcello, io vedevo l'uomo prima dell'attore. E questa è la potenza di Dogman, che non trovo praticamente più nel cinema italiano. Questo film è una perla rara. E io amo Garrone. Garrone è per me il regista italiano migliore che abbiamo. Sapete, insomma, molti di voi sapranno che io non amo particolarmente Sorrentino, anche se la seconda parte di loro mi è piaciuta, la prima no. Perché secondo me sono due film scissi, ma comunque le recensioni le trovate. Amo Garrone, Garrone è un autore incredibile, e lui ha questo interesse verso, proprio dicevo, questi attori non professionisti, questi corpi, questi volti. In un certo senso lui sembra quasi esaltare il bello del brutto, sembra un po' un Botero al contrario, quindi prende queste figure spesso scheletriche, spesso come succedeva in Gomorra, no? Con questi volti quasi da freak, no? Perché fondamentalmente Garrone mette in scena dei freak, come era nell'Imbalsamatore, dove c'era il nano, a sua volta anche quello tratto da un episodio di cronaca, come in questo caso, o appunto il pisellino di Gomorra, no? C'è quella scena incredibile di Gomorra. Scena che per me è rimasta proprio nel mio immaginario come una delle più belle del cinema italiano degli ultimi anni, dove sono questi due ragazzi, in particolar modo Pisellino, che è magrissimo, con queste mutande, con i fucili in mano che sono più grossi di loro, e queste propaggini gigantesche sono appunto sovrastanti quella magrezza della persona. E già visivamente è una cosa incredibile, chiaramente poi si presta a interpretazioni anche ovvie, no? Che quindi l'arma che deve compensare, no? Deve compensare la debolezza, l'insicurezza di queste persone all'interno di una società, di una comunità che non gli permette di condurre una vita, non voglio dire felice, ma anche normale, forse possiamo dire così. E anche Marcello vive di espedienti, non è che sia uno stinco di santo in quello che fa, ma è uno stinco di santo per quello che è. Fa una cosa che non vi dirò, rischiando addirittura di essere beccato per amore di un cane. È una persona, io l'ho conosciuta, una persona nella mia vita molto simile a lui, forse anche per questo mi ha colpito tanto, una persona estremamente buona, in cui non vedevi la minima, diciamo, malvagità. Però dopo aver preso costantemente delusioni, botte, forse questo Marcello cambierà e si troverà
a trasformarsi proprio come un freak, si troverà a trasformarsi come un dottor Jekyll e Mr. Hyde in qualcosa che gli permetta la sopravvivenza in questa giungla che è la vita. E una volta arrivata questa trasformazione, forse però non sarà più lo stesso, ed è quello che succede a ognuno di noi fondamentalmente quando ci snaturiamo, come il villain non potrà mai redimersi. E quindi fondamentalmente, ripeto, non ci sono le critiche, ripeto, che vengono fatte anche sul finale. Il finale, ragazzi, ma guardatevi i 400 colpi di Truffaut, guardatevi, ecco, appunto, Ladri di biciclette, Cattone di Pasolini. Queste storie non hanno bisogno per forza di un finale che colpiscano, un finale alla Fight Club. Oddio, oddio, che film incredibile che ho visto. Questi non sono film che hanno dei coitus interruptus in cui tu li segui e poi alla fine vuoi questo orgasmo finale, ma che, come diceva Hitchcock, 30 secondi di colpo di scena non valgono 30 minuti di ansia che io faccio provare allo spettatore. Infatti Hitchcock faceva il contrario. Hitchcock ti ammazzava magari la protagonista a metà film come in Psycho, piuttosto che farti il colpo finale, perché lui diceva: preferisco dire allo spettatore qual è il pericolo. Quindi lo spettatore lo sa, ma non lo sa il protagonista. E quindi lo spettatore è in ansia per il protagonista. Preferisco questo piuttosto che dare il colpo di scena allo spettatore, ma che dura 30 secondi. E infatti io non amo particolarmente i film, poi chiaramente ci sono eccezioni, film così, che sono lì in attesa di vedere questo colpo di scena, e per questo anche che non amo la maggior parte delle serie TV proprio come impianto, perché devono costringerti poi a vedere quella dopo, e quindi serve il colpo di scena che ti giustifichi la visione. Questo è una storia, come ognuno di noi, non è che una storia inizia e finisce con il film. Ripeto, come nei migliori film neorealisti, è così. È una storia che finisce come deve finire e che fa parte di ognuno di noi, anche se noi siamo lontani. Io sono lontano, chiaramente, da quel, anche se sono di Roma, come se può ben sentire dall'accento, però. Quelle sono vicende assurde, appunto, dice un western, è quasi veramente un Mad Max quella situazione, no? Poi è bello Garrone come utilizza anche l'urbanistica terribile, no? Questi, come faceva appunto anche in Gomorra, con Scampia. E, che dire, ho citato prima Non essere cattivo di Caligari, altro grande capolavoro del cinema italiano. C'è una scena in quel film in cui i due protagonisti guardano il mare di Ostia e appunto uno dice all'altro: non lo guardare mare che te fa fare i pensieri. C'è una scena in cui Marcello guarderà questo mare malmenato, distrutto, c'è anche nel trailer. Guarderà questo mare e chissà, forse sperando di poter fare una vita migliore, forse di portare sua figlia a fare un viaggio che ha sempre sognato, le Hawaii, chissà. Quindi un sogno molto semplice, portare tua figlia a fare un viaggio con il papà, dai genitori separati. Forse sovrasta qualunque cosa, anche prendere le botte, anche fare cose di un certo tipo, subire cose di un certo tipo. Quindi, che dirvi, andatelo a vedere, bellissimo il trucco di Edoardo Pesce, sembra un po' toro scatenato, e sul finale, sempre per rimanere in tema Scorsese e De Niro, c'è una scena con del sangue in faccia che mi ricorda un po' Taxi Driver, no? Sul finale di questo tipo. Ripeto, chi si aspetta un film sanguinolento, brutale, splatter, ha sbagliato film. C'è della violenza, c'è della brutalità, ma qui sono i sentimenti la cosa importante. Il film che magari, ecco, molti di voi hanno pensato fosse, è in realtà quello ispirato proprio precisamente al Arcanale della Magliana, è in realtà il film di Sergio Stivaletti, che, se non erro, dovrebbe uscire a giugno-luglio, che è appunto un altro film basato su questa storia. Ma Stivaletti, non so se lo conoscete, è uno dei più grandi effettisti della storia del cinema, ha lavorato con Dario Argento, con Alberto Bava, ha fatto tutti quanti gli effetti speciali di Demoni, bellissimo film di Bava, e appunto lui, da effettista speciale, quindi con effetti palpabili, bravissimo in questo, farà sicuramente, penso, una storia più splatter, horror proprio, e quindi quello magari è il film che molti hanno pensato potesse essere Dogma, e neanche perché Garrone è stato furbo. Garrone purtroppo non è andato molto bene con il racconto dei racconti, perché secondo me non c'è stato un buon marketing su quel film, e secondo me il film
Nonostante sia un buon film, è quello che io meno preferisco di Garrone. Amo molto Reality, amo molto Rimbalzamatore, Gomorra, mi piacciono tutti i suoi film. Il racconto dei racconti l'ho trovato non propriamente riuscito, nonostante sia esteticamente bellissimo, perché ecco, diciamolo, Garrone ha un occhio estetico magnifico. Io, da amante dell'arte, della pittura, se non erro anche Garrone era pittore, lo posso chiamarlo, l'uso che fa dei colori, delle tinte è incredibile. Però nel racconto dei racconti, secondo me, non è venuta fuori questo suo amore per l'attore, come possiamo dire, proprio. Anche perché si trovava insomma a confrontarsi con attori internazionali, quindi anche un po' più immagino, prime donne, no? Salma Hayek, Vincent Cassel, John C. Reilly, non puoi trattarli, tra virgolette, come tratti un attore appunto come Marcello, non perché lo tratta male, ma perché gli fa, innanzitutto gli fa fare. Garrone costruisce il film Chuck dopo Chuck, è uno dei pochi che gira in ordine cronologico. Il suo film, e quindi i suoi protagonisti crescono insieme ai suoi attori, e anche gli attori stanno imparando a recitare, stanno imparando a mettere i loro sentimenti dentro. Quando ti trovi ad affrontare un cast internazionale, questo viene meno fuori. E infatti, secondo me, personalmente, il momento più bello del racconto dei racconti è quando arriva Ceccherini, che per carità è un grande attore, però è quella cosa che diciamo cozza un po' con questi grandi attoroni, no? Da Hollywood. E arriva lui che è questo un po' pazzo, che è un personaggio anche particolare nella vita, e lì ho visto proprio Garrone che si è divertito. Secondo me il racconto dei racconti, poi come dicevo, non è stato venduto molto bene. Dogman invece già dal titolo gli dà un certo tipo di impronta internazionale, una locandina anche che può far pensare ad altro. Una vicenda di cronaca nota, che quindi anche chi non è avvezzo particolarmente al cinema, non sa manco chi è Garrone, magari se gli dici quello di Gomorra, ah sì. Può andare a vedere. Io ho molte persone che mi hanno chiesto, anche che non amano particolarmente il cinema, ma vogliono vedere quel film del Canaro della Magliana, sì, quello che. Perché è una vicenda sicuramente che ha colpito molti, che conoscono in molti, ma in realtà è stata un po', non una trovata commerciale, però giustamente gli ha fatto gioco ed ha fatto benissimo, perché questo film deve incassare, questo film deve, spero che sarà premiato a Cannes, in questo momento c'è Cannes mentre sto registrando. Lo spero, come Reality fu un grande successo grazie anche al libro di Saviano e al tema trattato, spero che lo sarà anche questo, sfruttando tra virgolette un fatto di cronaca del quale in realtà si disinteressa totalmente. E quindi basta, io non voglio dirvi nient'altro, se non correte a vederlo, scrivetemi sotto nei commenti se qualcuno di voi l'ha visto, cosa ne pensa, ovviamente mettete spoiler se fate spoiler, solite diciamo cose, se il video avete apprezzato mettete like che mi dà una mano anche per comparire in home, insomma, dare una mano al canale, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella che vedete sotto il tasto iscriviti, se no non vi arrivano mai notifiche dei miei video. Basta, che dicono gli youtuber? Che dicono? Non lo so, condividetelo ad amici, vabbè, basta, ciao!